Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. E mi sono svegliata proprio adesso, sono le 9:05, giorno, non lo so, perso la cognizione del tempo. So che oggi è venerdì, ma non ricordo se è 24 o 25, ma se sbaglio 24, ma non ci interessa. E niente, raga, io sto aspettando mamma perché stamattina è andata a fare la spesa, non andavamo a fare la spesa da una settimana. È uscita perché noi domani facciamo la pizza, quindi, cioè, no, oggi facciamo la pizza, però la mangiamo domani. Poi oggi vi faccio dell'impasto e tutto, perché ieri ho fatto un esperimento. Ho fatto giusto 1 chilo di farina perché doveva fare un esperimento. E mamma mia, raga, è venuta una bomba super morbida. Soprattutto la margherita era buonissima. Poi vi mostro tutto. Perché c'ha un altro, cioè ha più ore di lievitazione, però fatte diversamente, quindi poi vi aggiorno, cioè vi faccio vedere. E quindi niente, raga, io adesso non inizio a fare neanche colazione perché starà sicuramente a momenti, perché ha detto ieri che andava alle 8, quindi aspetto, vi faccio vedere la spesa e poi la riordino e poi pensiamo alla colazione, quindi adesso l'aspetto. Eccoci qua, raga, è appena tornata, cioè appena ho spento la videocamera ho sentito che stava salendo, quindi vabbè, l'ho aiutata. Abbiamo tre buste belle piene, in totale ha speso su 85 euro, quindi per il quantitativo delle buste, prezzo ragionevole. Allora, iniziamo dalla prima busta, vi avvicino anche un po'. Ok, allora, prima busta, ha preso queste due birre della Best Brew, vabbè, comunque sono due. Poi ha preso olio, no, questo è aceto di vino, due bottiglie, no, una bottiglia di aceto e una bottiglia di olio di semi di arachidi. Poi mi ha preso a me la mozzarella light, questa qui è buonissima, della Pascoli Italiani. Buona, buona, mi ha preso la mozzarella, brava. Poi ha preso due confezioni di burrata, quella qui, perché il fior di latte non ce l'aveva, non lo so se avrà preso qualche alternativa, non lo so. Poi ha preso pasta fresca. Raga, comunque hanno cambiato la confezione, tre mulini. Vabbè, comunque, pasta fresca, tre mulini. Ne ha preso due confezioni. È buona questa pasta, però hanno cambiato la confezione fuori, quindi forse o per questo, non lo so, perché non so se vi ricordate quella cosa che un paio di settimane fa è uscita, che non si doveva comprare, ma vabbè. Poi piadina, tre mulini, romagnola, IGP, vabbè, questa qui, oh, molto buona, l'olio d'oliva. Poi una confezione di taralli ai cereali. Che bella questa confezione. Poi due confezioni di panna da cucina. Ecco qui della Pato Slend. Poi, io sto con il pigiama, non ci fate caso. Due confezioni di albume. Eccole qui, sono, vabbè, scadenza 9 maggio. A posto. Eccole qui. Mi serviva almeno una o due confezioni perché comunque ho detto, ma se c'è prendilo. Poi ha preso queste fettine di formaggio fuso della Pato Slend. È un bel pacco da 400 grammi. Qui ho ancora le mie, quindi a me non servivano. Poi due confezioni di affettato di petto di pollo. Un pacco di 1 chilo di farina 00. Vabbè, ha preso una confezione di wurstel, questo qui per la pizza. Poi ha preso il gorgonzola DOP della Pascoli Italiani. Due confezioni di mais dolce, buonissimo raga, questo mais è troppo buono. Poi, ultima cosa che vedo nella busta. Questi biscotti dell'amo essere biologico dell'Addolciando, che sono i frullini integrali ai 5 cereali. Eccolo qui. Prima busta andata. Adesso seconda
Seconda busta, vedo le fragole che non possono mai mancare. Queste fragole sono della Verde Terra, sono buonissime. Poi infatti ho preso due confezioni e poi ragazzi devo dire la verità che nel frigo si mantengono molto bene anche quasi una settimana. Pensate che le ultime le abbiamo consumate ieri, quindi per dirvi erano ancora belle. Poi vabbè, cosa ho preso? Oh, della Fior di Magnola, questi qua penso sono, vabbè, sono gli assorbenti. Poi dei taralli, mamma secondo la spesa aveva voglia di taralli. Zimati, ho preso i taralli, questi sono i classici. Poi che ha preso? Farro perlato. Vabbè raga, la mattina a me non mi fate leggere. Farro. Poi ha preso fettine di scamorza affumicata per la pizza. Poi ha detto che non c'erano gli yogurt, quindi mi ha preso giusto un paio a frutta. Mi ha preso questo yogurt della Pados Land, yogurt colato greco al mirtillo. E quest'altro qui, sempre greco, però alla pesca. Ha detto che i bianchi proprio non c'erano. Ho detto vabbè, ti ho preso questi, però non so se ce ne sono altri. Poi ha preso una confezione di pancetta affumicata, c'è sempre nel menù dalla spesa. No vabbè, adoro questi, cioè proprio questi frollini, sono della Dolciando, frollini con confettura di mele, adoro. Si vede che avevamo finito in casa biscotti, proprio cose per la colazione. Ah, eccolo qui, ho lo scontrino enorme di... Ah no, ha speso 73,32 euro. Eccolo qui. Bene, ci piace. Quindi ragazzi, sinceramente prezzo ottimo. Poi ha preso un altro chilo di farina 00, ovviamente per la pizza. Comunque devo passare dall'altra parte perché altrimenti mi metto davanti la videocamera. Poi cosa ha preso qui? Oddio, io lo amo. Aspettate raga, mamma mia, la mia droga. Ha preso il melone, questo qui deve essere quello lì arancione, quindi o è il cantalupo o è un altro che adesso non ricordo. Vabbè, comunque ha preso il melone. Poi un altro yogurt della Pados Land al mirtillo, questo è uno 0%. Ho preso, vabbè, una dell'ondina, filetti di acciughe, sempre per la pizza, perché mio padre impazzisce, mi farsi la pizza con le acciughe. Ho preso della Pados Land una scamorza affumicata. Poi un altro pacchetto di Brustel, come si chiamano. Poi un'altra busta è andata. E poi ha preso un bel pezzo di pane, eccolo qui. Ma raga, proseguiamo perché le cose non sono finite, c'è un'altra bella busta. Ha preso due confezioni perché l'altra sta di là, di carta igienica della Soft Dream, due confezioni. Poi ha preso questo, che è un gel piatti, madonna com'è bello, un gel piatti della Texal. Poi che cos'è questo coso, sapore in festa, vabbè, ma ancora Pasqua, ok. Oh, oh, questo come si chiama? Ah, sono le cipolline, eccole qui, sono le cipolline. Poi me ne piaccio. Ho preso, ma quanti scontrini ci sono? Una confezione di olive, queste qua sono proprio miste. Poi ho preso, io gli ho chiesto di prendere le zucchine, pure per oggi, anche se non so cosa mangiare. Poi ho preso il mascarpone cremoso della Pados Land, una confezione di pomodorini, avocado, oh, com'è freddo. Mi ha preso due avocadini. Sapete che io amo l'avocado, lo adoro.
poi per finire ho preso una bella confezione, infatti secondo me questa, cioè, conviene di più, oh. Grandi del risparmio, infatti sì, oh. Ce ne sono tantissimi rispetto tipo alla confezione singola, ed è sempre dell'ondina tonno all'olio d'oliva, cioè raga, è davvero molto buono questo tonno. E quindi niente, la terza busta è andata. Io adesso riordino tutto, vado a posare tutto, eccolo qui, vado a posare tutto e poi dopo ci vediamo per la preparazione della colazione. A dopo. Eccoci qua con la preparazione della colazione, io ho finito, sono quasi le 10, cioè pensate che da stamattina ho già fatto 1000 passi, per dirvi, e sono sveglia solo da un'ora, però ho sistemato tutta la spesa. Allora, oggi facciamo le crepe, sapete che io le amo. Allora, sinceramente con questo gusto di BPR crème brûlée, io volevo fare il porridge, però ho bisogno di una bella fonte proteica stamattina, quindi voglio fare le crepe. Questo qui della BPR gusto crème brûlée è buonissimo, ma trovate il video in cui ve lo linko giù nell'info box, l'abbiamo provato insieme. Poi vabbè, albume e latte, vado a fare 70 grammi di avena. 70 grammi di avena, albume 100 e latte 100. Però raga, subito faccio perché ho trovato la svolta, mettere tutto in uno shaker. Io questo aveva anche la pallina dentro, ma non c'è più, eh. Quindi vado a mettere tutto qua dentro, adesso vi faccio vedere. Cioè, questo modo è super super pratico perché la mattina non sporcate neanche molto, solo uno shaker, quindi top. Sì, la bilancia mi sta abbandonando, infatti l'ho ordinata una nuova da Prozis, infatti poi settimana prossima cercherò di fare il vlog quando mi arriva il pacco e vi faccio l'unboxing. È proprio andata. Finalmente. Quindi facciamo subito subito, vado a pesare 70 grammi di farina. Ovviamente accertate di aver chiuso bene tutto. Il nostro impasto è pronto. Come ben sapete, vado ad utilizzare il mio amatissimo spray, olio spray a burro. Cioè, raga, io lo amo. Questo qui lo trovate su Her Supplement, ma aprite l'info box perché trovate tutti i link dei prodotti che vi mostro in questo video, almeno tipo quelli là reperibili. Cioè, raga, io questo lo amo, è la salvezza. Come farcitura faccio due crepe con questo burro della Coro che è cocco e mandorle. Mamma mia, raga, è troppo troppo buono. Da come potete vedere è bello solido. Infatti io cosa faccio? Lo faccio sempre ogni volta che lo utilizzo. Aspetto quando la crepe è pronta, lo farcisco già e poi faccio questa cosa con l'altra e poi lo poso, perché facendo in questo modo quella crepe calda si scioglie completamente. Mamma mia, raga, purtroppo sul supplement ancora non è disponibile, è andato proprio sold out, quindi dobbiamo aspettare che ritorna, ma raga, appena ritorna io vi avviso su Instagram, perciò seguitemi su Instagram, questo lo dovete prendere perché sembra di mangiare un Raffaello, troppo troppo buono. Raga, questa è la mia crepe preferita perché all'interno burro Coro, cioè raga, sono morbidissime, guardate qua.
Alla fine io uso sempre 20 grammi perché faccio 10 e 10. Cioè, favola. Ovviamente io sto finendo di bere il latte, sono lì a 10 e mezza, però ormai sapete che anche nello scorso vlog l'ho fatto, non so se ve l'ho fatto vedere. Io adesso faccio che fino alle 11 mi metto a giocare a un gioco sul telefono di cucina che io adoro, poi inizio a studiare, ho quasi finito il primo volume di Project Dio. E niente, quindi adesso faccio queste cose, poi ne ci ribecchiamo direttamente dopo che ho finito di fare tutto, perché poi dopo aver finito di fare queste due cose vado ad allenarmi. Però non voglio dilungarmi troppo a parlare in questo vlog perché già sarà bello bello lungo, quindi non voglio stressarvi. Quindi adesso faccio queste cosine e ci vediamo dopo, prima che mi alleno. Qui qua pronta per l'allenamento, ho finito di studiare da poco, infatti è mezzogiorno e mezza, è volato un botto e niente, quindi adesso infatti mi sono cambiata, mi sono messa il leggings di Prodis con questa magliettina che non mettevo da una vita, però sto in casa quindi chi se ne frega. Però prima di iniziare l'allenamento devo andare a prendere l'acqua giù in cantina come sempre, perché l'ho finita. Cioè, pensate che da stamattina è già volato 1 litro d'acqua. Cerco sempre di bere, cioè no, cerco sempre, però sto sempre sui 2 litri, 3 litri d'acqua al giorno. Quando mi alleno sto sempre sui 3 litri perché bevo tantissimo. E quindi niente, raga, io adesso vado a prendere l'acqua giù. Io mi alleno e ci vediamo post allenamento. E che vi volevo dire? Non lo so, se mi viene in mente qualcosa ve lo dico dopo. Quindi adesso inizio il mio allenamento e poi vi faccio vedere. Ah, ci devo dire anche un'altra cosa. Io di solito nelle mie giornate mi tengo sempre sui, perché a volte me lo chiedete, mi tengo sempre sui 7.000-10.000 passi al giorno perché io non sto mai ferma. Quindi a parte che mi metto già di mio a camminare un po' per la casa, soprattutto post allenamento mi faccio un po' di camminata, però questa è sempre la mia media di passi giornalieri. Quindi niente, ragazzi, adesso vado giù, vado a prendere l'acqua e poi mi alleno e ci vediamo dopo l'allenamento. Allenamento andato. Eccoci qui, ragazzi, non posso lamentarmi a spalline. Allenamento andato. Sinceramente molto bene, ovviamente. Non sono come gli allenamenti in palestra, però il mio obiettivo è quello di non perdere comunque i risultati ottenuti, scusatemi, in tutto questo periodo di allenamenti, ma non succede se vi allenate comunque bene, non per forza tutti i giorni, però quando vi allenate bene, riuscite comunque a mantenere un po' di massa muscolare. Quindi dai, non mi lamento. Va bene. Mi sta bene così. Comunque niente, raga, io sto morendo di caldo. Adesso vado a darmi una rinfrescata. I miei capelli, cioè raga, guardate qua questi capelli. Vado a darmi una rinfrescata, una sistemata. Voglio un po', cioè raga, io ho delle occhiaie che fanno paura. Voglio darmi anche una semi truccata. E niente, raga, sono le 13:30. Io ho fatto, non so se si riesce a vedere, devo anche staccarlo. No, vabbè, raga, dopo vi faccio vedere dal telefono, mo che lo stacco, cioè adesso lo stacco. Ho fatto 1 ora di palestra e ho bruciato quasi 254 calorie. Quindi adesso cosa devo fare? Devo un attimo sedermi. Nel frattempo che mi siedo giusto 10 minuti, devo far uscire il video. Di che voi vabbè già avete visto, sono i cornetti di MG, devo fare almeno un attimo, un secondo la copertina perché io la faccio dal telefono e devo scrivere un po' in bio e poi vabbè mi faccio un po' di passi, oggi già sto quasi 2000 passi e faccio un po' di passi, arrivo giusto a 5000-6000 passi e poi ritorno di là e vado a darmi una rinfrescata e una truccata, quindi ci vediamo dopo che vi faccio vedere il resoconto della mattinata, cioè come allenamento e i passi che ho fatto. A dopo. Ah, comunque un'altra bottiglia d'acqua è andata. Faccio vedere un po' il resoconto. Questi sono i passi dei passi della mattinata. Poi dopo vi spiego pure una cosa,
Quando mangio, poi ho bruciato 202 calorie. Io non le guardo spesso queste cose, però giusto per rendervi l'idea, in più l'allenamento 265. Ci tengo a farvi vedere questa cosa perché dopo vi voglio parlare di una cosa e come approccio la mia alimentazione con comunque il mio allenamento, il mio cardio, eccetera. Quindi adesso mi vado a sistemare un po' e poi ci vediamo direttamente in cucina per preparare il nostro post workout barra pranzo. Eccoci qua, sono anche quasi le 3. Quindi io per questo a volte salto anche la merenda. Vado, ho queste due zucchine, infatti vado a farle entrambe così pure per stasera. Faccio un po' oggi a pranzo e un po' per stasera. Ovviamente devo sciacquarle. Allora, eccoci qua, non so neanche io cosa vado a fare, se vado a fare una piadina, se vado a fare una base per pizza, non lo so. Comunque, vi dico però cosa vado ad utilizzare. 50 g di farina di ceci, poi vediamo alla fine cosa esce. Poi 50 g di fiocchi di latte. Per quanto riguarda l'albume e l'acqua, non lo so, andiamo ad occhio perché voglio un impasto bello denso, quindi non lo so, però vi dico che ci serve l'albume e l'acqua. Mi raccomando, andate a vedere giù nell'info box, trovate tutto. E poi vado ad utilizzare l'aceto di mele con il bicarbonato per la lievitazione, almeno si gonfierà un po'. Andiamo ad assemblare il tutto. Raga, alla fine ce ne ho messo di meno 38 grammi, manco per aprire una confezione per 10 grammi, quindi va bene così. Io col bicarbonato e l'aceto vado molto ad occhio. Visto che non possiamo fare ancora niente, perché comunque aspettate che vi allontano un po', visto che non possiamo fare ancora niente perché comunque le zucchine sono ancora brune, eccetera, ci tenevo a parlarvi un po' dell'argomento che vi stavo dicendo prima di equilibrare comunque l'alimentazione con i pasti giornalieri, con dell'attività fisica, perché vi voglio dire questa cosa, è solo un consiglio, non è un obbligo, come un po' i miei consigli che vi do e di farvi aprire comunque anche la mente, perché comunque questi percorsi non sono semplici, soprattutto in questo periodo non è semplice, in questo periodo anche perché vi dico già una cosa, molto spesso mi arrivano messaggi principalmente su Instagram perché comunque lì ci teniamo sempre più in contatto, quindi io vi ridico di seguirmi su Instagram, il mio contatto è Giulia Mifit, ma giù nell'info box trovate tutto. Molto spesso mi arrivano dei direct di persone, di ragazze molto spesso, che mi dicono Giulia, io sto seguendo una, sto bassa, cioè sto seguendo una dieta, comunque vi faccio proprio termini semplici, una dieta bassa di calorie, però io nell'arco della giornata cammino molto. Sto camminando tantissimo, faccio più di 10.000 passi al giorno, ma sto facendo bene. Allora, io parto sempre a dire, se qualcuno di voi me l'ha scritto lo sa, che io vi dico sempre, non sono io a dirvi se va bene, se non va bene, però vi posso dare un consiglio. Se comunque già seguite una dieta bassa di calorie, comunque fondamentalmente basse,
state comunque in un deficit calorico, se voi in questo periodo state comunque in un deficit calorico, in più stando a casa, uno, ok, che si fanno tante cose, non sa cosa deve fare, quindi si mette a camminare e si fa la media di 10.000-12.000 passi al giorno, che cioè bruciate all'incirca 500-600 calorie. Se voi fate un calcolo, se io introduco, sono in deficit calorico, faccio un esempio, 1.500 calorie, ne brucio 500, vi ritroverete alla fine della giornata che voi avete mangiato 1000 calorie. Quindi perciò fate sempre, oh, va bene l'attività fisica, però raga, gli eccessi non fanno mai bene, come non fanno bene nell'alimentazione, non fanno bene neanche nell'allenamento. Cioè fate sempre questa cosa, io non vi sto dicendo che non dovete camminare, perché sono la prima che cammino nella mia giornata, mi faccio sempre quei 5.000, 6.000 passi. Spesso non mi faccio sempre questo giro per la casa per fare i passi, però se so che in giornate come queste, che sono le 3, adesso sto cucinando, ma già so che io dalle 4 fino alle 7 sarò incollata sul culo, sulla sedia e anche nelle ore successive, perché a parte che devo studiare, quindi io rapporto anche il mio allenamento, la mia giornata, la mia alimentazione in base a ciò che vado a fare in quella giornata. Quindi ci sono anche a me giornate in cui, specialmente in questo periodo, che mangio di meno, infatti ne potete ne dei, cioè, potete capirlo, mangio di meno, sono giornate in cui io il mio fabbisogno di 2000 calorie va solo in una giornata a 1500, 1300, mi è capitato pure a stare in una giornata in cui mi sono allenata a 1200 calorie, però che è una giornata, che sono 2 giorni, non succede niente. Però se voi fate questo tutti i giorni, e in più vi allenate tantissimo, camminate tantissimo, fate attenzione, perché se anche il vostro obiettivo è quello di perdere peso, potete cercare di, ok, vedete, la prima settimana perdete 1 chilo, anche la seconda settimana mangiando di meno, allenandovi tanto, però dopo un po' vedete che voi non dimagrite più, il peso si blocca. E voi dite, oddio, ma io perché sto facendo come ho fatto la settimana scorsa? Ma non dimagrisco, ma perché io? Perciò, raga, tutte le cose vanno fatte proprio bilanciate. Io dopo Pasqua sto ricontando di 9 macros, perciò vi riesco a fare questa cosa. Per il semplice motivo che dopo Pasqua io quando voglio stoppare, stoppo, quando non voglio, quando voglio riprendere, riprendo. Però dopo Pasqua ho sentito proprio quella cosa a dire, ma chissà quanto sto mangiando nella giornata, chissà quante proteine, proprio curiosità, perché io che l'ho sempre fatto, mi rendevo conto che in giornata stavo molto bassa di carboidrati, bassa di calorie. Io dico, guarda, non stai contando, non contavi i macros, te ne rendevi conto? Sì, raga, perché per chi per anni ha sempre contato i macros pesato, e come, non vi dico che mi sono trasformata in una bilancia umana, ma quasi. Quindi mi rendevo conto, e infatti, ricalcolando, ho fatto una giornata, devo mangiare come mangiavo tipo in quei giorni, e mi trovavo 1300, 1400, che per me comunque che mi alleno sono poche in base al mio fabbisogno, e se voglio mantenere la mia massa muscolare, per me sono poche. Quindi ho fatto un po' un ricalcolo della situazione, però ci sono giorni on, giorni off, giorni di scarica, giorni di ricarica. Mi sto aggiustando anche così, oh. Come per esempio oggi è venerdì, oh, che oggi facciamo la pizza, e domani è sabato, e sabato mangiamo la pizza, come ieri sera. Per provare ho mangiato la pizza, quindi oggi mi regolo un po' con i carboidrati, con i grassi, e anche domani vi farò vedere come mi giostro quando la sera mi vado a mangiare la pizza. Non si fanno penitenze, non facciamo la fame tutta la giornata, però visto che io so e non voglio sgarrare parolone tanto, mi regolo un po' così, poi domani vi faccio vedere. Quindi spero che questo mio concetto vi è stato chiaro, perché pensate che pure a me capitano giornate in cui non ho voglia, tipo come ieri, che sono stata 3000 passi al giorno, vi faccio un esempio di passi, o che non mi sono allenata proprio perché non avevo voglia, avevo voglia di rilassarmi, di stare su a letto, che non ho trascorso tutta la giornata a letto, però mi sono presa proprio una giornata proprio di relax. Quindi ragazzi, ci stanno queste giornate, non vi abbattete quando, specialmente in questo periodo,
Vi viene voglia di starvene un pomeriggio sul letto a giocare a un videogioco o a leggervi un libro? Raga, fatelo, perché non lo farete quando ritornerete alla normalità. Io già lo so che tutte queste serie TV che io mi sto vedendo in questo periodo, quando ritornerò alla normalità, secondo me Netflix pagherò solo, ma non lo vedrò. Quindi, per dirvi, sto facendo tante cose che prima comunque non facevo. Mi sto più appassionando a un gioco tipo sul telefono, mi sto appassionando ad altro, cioè ci sono queste cose che poi io non ho mai avuto. Io vi parlo proprio con sincerità da quando comunque facevo comunque palestra, stavo sempre fuori casa, io trascorrevo per le giornate fuori casa che arrivavo la sera che non sapevo più dove mi dovevo buttare. Io ho il telefono, i giochi, chi si è mai scaricato un gioco? Chi ha mai giocato? Quindi, ragazzi, ci sta. Quindi prendetevi proprio queste giornate di... Non pensate a niente. Quando è tranquilla, perché pensate che avete tutta la giornata, non dovete correre. Oggi la giornata è volata, già sto parlando un botto. Scusatemi. Però ci tenevo a rendervi questo concetto perché me lo chiedete in tanti. Domani ne parliamo di un'altra cosa, quindi perciò basate sempre, perché voi vi potete pure ritrovare che mi dite sì, però io mi sto allenando, ma non lo so, mi vedo un muscolo sgonfio, non lo so, è come se mi alleno a vuoto. Fate sempre un buon bilancio, quindi perciò ragazzi, state tranquille con chi come me o come chi si è comunque allenato che ha stoppato tipo dopo anni di palestra, non vi fate venire batticuore che dite oddio ho perso tutti i sacrifici che ho fatto, ci sacrifici boh, ho perso tutti gli anni di allenamento. No raga, perché gli anni di allenamento non li perdete, i muscoli ci sono, potete vedervi meno definite, meno, però raga è normale. Io in questo mese, l'anno scorso avevo la tartaruga, quest'anno non ce l'ho, eppure sto mangiando uguale all'anno scorso, però ovviamente gli allenamenti sono diversi, quindi lo stile di vita è cambiato, perciò non possiamo paragonarci all'anno scorso, all'anno di mo, non fa niente, amen, cioè, che dobbiamo fare? Preferisco conservare le mie spalline che focalizzarmi su altro. Niente. Se zucchine non vogliono cuocere, è meglio il minestrone. Sto scherzando, non è vero? Quindi, raga, adesso andiamo a fare il nostro esperimento, che non so neanche come chiamarlo, e andiamo più dopo a cuocere il tofu. Vamos! Sì, comunque, non so se l'avete notato, ma mi sono truccata. Sì, mi sono un po' sistemata, quindi ho visto la clip, si vede un po' di panzetta, ma raga, la panzetta ce l'abbiamo tutti in questa quarantena, quindi chi se ne è, già so quanti commenti, ma già la pancia! Sì, raga, ce l'ho e sono fiera. Io prendo questa padella antiaderente. Comunque mi scrivete tutti che faccio paura quando accendo la fiamma dei fornelli, non so perché. Quindi raga, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Vado a prendere un po' di olio di cocco spray. Vediamo un po'. Ho paura che si attacca tutto, ve lo giuro. Scoppierà, esploderà? Non lo so, raga. Ho paura, speriamo bene. Ragazzi, stanno facendo le bollicine. Sono troppo forte. Ah, raga, secondo me è buona, c'ha un profumo. Speriamo bene. Sono troppo curiosa. Zucchine, raga, ancora non sono pronte, ma è morbidissima, guardate qua. E secondo me è anche buona. Tra poco stacco tutto e la faccio stare perché sicuramente è cotta. Secondo me è proprio buona. Poi dopo ovviamente l'assaggiamo e vediamo. Allora vado a metterci ovviamente la mia curcuma in polvere che sta finendo e devo ricordare a mamma che deve prenderla. Vado a riempirlo di curcuma, io amo la curcuma. Ma però questa volta lo volevo fare con la paprika, non so perché, mi sono dimenticata, ma ok. Vado ad aggiungerci giusto 3 ml di olio extravergine di oliva, perché poi altri 2 ml li conservo per condire le zucchine, che sono anche quasi pronte.
Così, raga, lo faccio pure un pochino più abbrustolito, perché a me tipo il tofu piace abbrustolito. Lo so, con la curcuma mi piace tanto come viene. Quindi adesso andiamo ad accendere, non so quante volte ho acceso e spento questo fornello. Cioè, raga, vi faccio vedere che ore sono. Cioè, guardate qua. Bene. Anche se io ieri avevo preparato una cosa, il pomeriggio, non per la merenda ma per il pre-nanna, solo che poi ho mangiato la pizza, quindi non l'ho più mangiato, ce l'ho ancora in frigo, quindi penso che lo mangerò direttamente stasera come pre-nanna. Ho fatto giusto le due, giusto due fette wasa, alcune sbriciolate da togliere da mezzo perché altrimenti stavano già aperte da un bel po'. Stavano confezionate, chiuse bene, però andavano tolte da mezzo. E un vasetto di yogurt mischiato, quindi 150 grammi di yogurt greco mischiato con 20 grammi di proteine di burro isolate, torta di compleanno, troppo troppo buone. E sopra ci avevo fatto una sbriciolata di fiocchi di avena, quindi quello là lo mangerò stasera come pre-nanna, perché per oggi lo devo togliere dal frigo, anche se sta in frigo, però non so manco come, in che condizioni sta. Volevo mangiarlo stamattina, però avevo troppo fame, infatti ho fatto bene a non mangiarlo, perché da stamattina alle 10 sto pranzando, quindi dopo non riuscivo a stare solo con lo yogurt effettivamente. Quindi dopo stasera ve lo faccio vedere, perché anche stasera farò una cena molto semplice, però vabbè, quindi niente. Finisco di cucinare, ho fame, non vedo l'ora di assaggiare la nostra frittata, non so come chiamarla, di ceci. Non so, date un nome voi a quella specie di pancake. Allora, raga, queste sono pronte, le ho rimaste per stasera. E poi ho tolto il tofu e il restante l'ho messo in questa padella con un pochino di olio, i 2 ml che mi restavano dai 5. E quindi niente, le faccio un po' rosolare, adesso levo anche il coperchio in piatto e vi faccio vedere tutto. Cioè, metto le zucchine e vi faccio vedere tutto. Raga, comunque assaggiamo, è super super morbida. Mi piace tantissimo, ovviamente si sente di ceci, ma vi faccio vedere com'è morbida, adoro. Esperimento riuscito. Sembra tipo una focaccella. Buono. Veramente molto molto buona. Promossa. Quindi adesso io mangio e noi ci vediamo più tardi. Ok, raga, questi sono gli effetti della curcuma, non si vede. Cioè, ho la punta gialla. Perché non metti a fuoco? Cioè, raga, ho la punta gialla. Sì, vabbè, qua già me l'ho sbeccata. Vabbè. Sì, raga, lo so, non sono perfette, ma meglio di niente prima che mi distruggevo le mie. Comunque, aspettate, ok, cioè guardate qua, io mi sono innamorata. Troppo troppo buona, adoro, la rifarò sicuramente. Direi di iniziare un bel po' di compiti da fare, sono le, aspettate, 15:58. E io fino alle 7 devo stare qui, c'era la quest'unghia, non si leva neanche col sapone. Fino alle 7 devo stare qui incollata sulla sedia per fare i compiti, perché alle 7 fa sul 6 una serie TV vecchissima che adesso non ricordo il nome. Vabbè, dopo ve la faccio vedere. Quindi inizio. Se non inizio mo, non inizio più. La pausa studio perché qui stiamo per fare la pizza. Allora vi dico le dosi che sono sempre le stesse, solo che come vi ho spiegato e poi dopo vi faccio vedere cambia il processo di lievitazione. Infatti questo è il venerdì, lo stiamo facendo un giorno prima. Allora ci serve 1,5 kg di farina che all'incirca escono 6/6 pizze, 6/7 pizze, poi dipende in base a come le stendete. Comunque 1,5 kg di farina 00, 25 grammi di lievito di birra, in più ci aggiungiamo un cucchiaino di zucchero,
che poi dopo vi faccio vedere perché serve per la lievitazione. Infatti, qui c'è lo zucchero, poi 30 g di sale, ecco qui il sale, 80 ml di olio, totale 900 ml di acqua, ovviamente tiepida. Iniziamo subito. Allora, guarda, come potete vedere, noi abbiamo aggiunto tipo un altro cucchiaio di farina, perché se vedete che l'impasto non si distacca bene, aggiungeteci sempre un po' di farina in più, perché a volte dipende sempre dall'impasto. Allora, il nostro impasto è pronto, adesso aspetto mamma che lo tira fuori e lo mettiamo in una grande, grande, grande ciotola. Noi mo che facciamo? Lo copriamo con una pellicola e lo lasciamo in frigo. Pensate che sono le 5 e mezza, quindi sarà tutto il pomeriggio, tutta la notte e metà mattinata in frigo. Infatti lieviterà e noi ci vediamo. Vabbè, noi continuiamo col vlog, però per la seconda preparazione io ve lo spiegherò nel video che uscirà domani, che vi faccio vedere proprio tutto. E vabbè, raga, poi alla fine lo rimettiamo a lievitare, togliendolo dal frigo, poi domani vi mostrerò tutti i passaggi. Quindi non lo troverete in questo video, ma nel vlog di domani. Quindi, raga, finito per quanto riguarda la pizza, poi domani vi farò vedere tutto come le facciamo, perciò oltre a guardare questo video, aspettate il video che uscirà il giorno dopo a questo, perché li faccio uscire insieme, cioè un giorno prima e un giorno dopo. Quindi adesso vado a finire di studiare. Io sto finendo di studiare. E nel frattempo mi è venuta fame, infatti sono anche quasi le 7 e tra poco inizia il film che vi dicevo. E quindi adesso mi mangio, lo vedo buono, il wasabi suo, diciamo, con yogurt, come vi ho detto prima, yogurt, proteine, boarding cake di bulk, fiocchi sopra e fette wasa. Stava venendo fame, quindi ne approfitto e lo mangio adesso, invece che stasera. Quindi adesso mangio e ritorno a studiare. A questo punto starete voi dicendo qualcosa a me ormai, chi segue i vlog sa che quando mi metto in questo punto significa che è conclusa la giornata e quindi vi sto per salutare. Sì, stasera saltimbocca, petto di pollo con paprika, zucchine, accoppiata vincente. E quindi niente, ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto, io domani mattina registro di nuovo e niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!